Grazie Presidente. L'articolo 11 sostituisce il precedente articolo 11 che riguardava il coordinamento dei presidenti delle consulte municipali che, come abbiamo detto, è stato sostituito appunto col coordinamento dalla loro iscrizione di diritto in assemblea. Di fatto però era importante anche accogliere una richiesta che onestamente voglio qui sottolineare, è stata portata anche da consiglieri di opposizione, quella di limitare il numero dei cittadini singoli iscritti alla consulta cittadina. Nella proposta presentata, protocollata originale, di fatto si prevedeva un'apertura illimitata. Con questo emendamento, le migliaia che sento di definire spesso dal consigliere Figliomeni, mentre chiaramente abbiamo ritenuto di accogliere questa loro osservazione, andando appunto a creare questo registro dei singoli cittadini, che non è altro registro a cui questi cittadini con disabilità, ricordiamo, quindi persone con disabilità o loro rappresentanti, possono iscriversi tutto l'anno. Di fatto però viene ancorato il numero totale dei singoli che possono accedere alla consulta al numero totale delle associazioni che risultano iscritte in un determinato momento. I singoli sono iscritti all'assemblea cittadina con diritto di voto attivo e passivo, quindi sulla base di questo registro che è a loro dedicato, e quindi viene individuato questo numero di cittadini annualmente, quindi è uguale, abbiamo detto, al numero delle associazioni, ma ricordiamo però che, come abbiamo specificato in precedenza, che le associazioni hanno diritto a due voti, mentre il singolo ha diritto ad un voto, quindi questo equilibrio numerico in realtà poi è sbilanciato di fatto nel voto. Quindi ricordo quindi che le iscrizioni della cittadina sono aperte annualmente solo per un periodo di 60 giorni. Quindi viene disposta, al fine di definire appunto quali soggetti potranno poi accedere nel caso in cui il numero delle persone iscritte al registro sia chiaramente superiore al numero delle associazioni, viene predisposta una semplice graduatoria dei singoli, basata su quattro criteri molto semplici di priorità, per evitare di dover utilizzare esclusivamente lo strumento del sorteggio, previsto comunque in parità di punteggio. Non sto qui ad elencare i criteri, ripeto, molto semplici, però vi voglio dire che la priorità massima chiaramente l'avranno i soggetti residenti in municipi che non hanno istituito la consulta, questo come ci siamo sempre detti. Chiaramente i soggetti che potranno accedere in consulta cittadina non devono essere iscritti ad associazioni che sono già presenti in consulta cittadina. Comprendiamo che di fatto la nostra proposta mette gli organismi rappresentativi sullo stesso livello dei singoli, ma il ragionamento che un singolo non possa avere un voto come le associazioni dovrebbe essere applicato anche nel differenziare piccole e grandi associazioni. Quindi abbiamo detto tante volte che ragionare sul livello di rappresentatività è fuorviante e spesso di difficile attuazione. Al tempo stesso riteniamo che l'assenza di rappresentanza del singolo implichi che il suo voto sia dimezzato rispetto alle associazioni. Non crediamo che la mancanza di rappresentatività del singolo lo escluda automaticamente dai processi decisionali, anche se a livello cittadino è giusto che la partecipazione sia calmierata e proporzionata, così come ci è stato richiesto. Il singolo non è visto più come portatore di singole istanze, ma come portatore di competenza ed esperienza, nel caso lo ritenga opportuno, mentre si sono creati spazi dedicati per la raccolta delle istanze attraverso le assemblee pubbliche. Il diritto dei singoli all'associazionismo è una possibilità che gli viene data, non può divenire un elemento vincolante alla partecipazione, senza contare che, come abbiamo detto tante volte, i municipi hanno libera autonomia nel costituire le consulte, per cui di fatto la consulta cittadina deve essere indipendente dalle consulte municipali, che non è detto appunto che siano presenti, quindi non è detto che i singoli siano rappresentati in consulta cittadina. Le opposizioni hanno così paventato l'ipotesi di un delegato eletto dalla Commissione Politiche Sociali del municipio, ma di fatto questa strada è stata ampiamente diciamo, discussa e non è percorribile, in quanto un delegato non rappresenterebbe nessuno sicuramente. Grazie.